Bene, siamo in linea? Bene. Allora cominciamo. Buonasera. Eccoci qua per la prima visita guidata a questa mostra a ferro e fuoco. Io ringrazio i partecipanti, ringrazio gli autori che si sono resi disponibili a condurre questa visita, la dottoressa Benolic che ci aiuta a gestire il dibattito e la dottoressa Boscarol che sta curando la parte tecnica. Dunque, perché abbiamo fatto queste visite guidate? Fondamentalmente perché ce l'hanno chiesto, perché molti dei visitatori, ne hanno avuti parecchi in questo primo periodo, hanno notato la complessità della mostra e ci hanno chiesto qualche approfondimento, qualche guida, ecco, alla visione. Va bene? Effettivamente la mostra è ampia e complessa, e l'argomento stesso è un po' complicato e richiede qualche aiutino. E allora noi abbiamo immaginato non una generica visita guidata, perché sarebbe stata anche lunghissima, ma di costruire tre percorsi. In ogni percorso noi affronteremo alcune sezioni, due sezioni per volta fondamentalmente, due o tre sezioni per volta. Per ogni sezione noi guarderemo assieme i pannelli, leggeremo i testi, guarderemo le immagini, evidentemente. E poi cercheremo, ascolteremo anche quello che c'è da ascoltare, c'è una serie di interviste e poi cercheremo di integrare eventualmente quello che abbiamo visto assieme con interventi nostri. Infine risponderemo alle vostre domande. Alcune domande le abbiamo già ricevute in realtà sui social o tramite mail in vario modo. Altre, quindi risponderemo a queste perché abbiamo già pronte fondamentalmente. Altre domande potete formularle voi scrivendole direttamente sulla chat. Ecco, noi non vediamo la chat perché non riusciamo a seguire tutto. Già io ho difficoltà a seguire due schermi, vi assicuro. Ecco. Ma la dottoressa Benulic gentilmente raggrupperà le domande a seconda dell'argomento e poi ci fornirà una sintesi in modo che non ripetiamo domande e risposte. Ovviamente le domande. Praticità devono riguardare le sezioni di cui si parla, no? Quindi questa volta la prima e l'ultima sezione, cioè la guerra e poi la rimozione, e le altre volte via via gli altri argomenti. Quindi se avete qualche domanda particolare che sono sui campi di internamento, beh, tenetevela buona per quando ci saranno con voi Costantino Di Sante e Brunello Mantelli in una delle prossime visite. In più, durante questa prima visita è possibile anche fare domande sull'impostazione generale della mostra. Ecco, da parte mia ancora qualche piccola osservazione. Questa, come avete visto, è una mostra di grandi dimensioni. Che scopo ha? Il suo obiettivo non è di quello di fare colpo puntando sull'emotività, anche se alcune delle immagini, penso che le avrete già viste, sono molto forti, ma alcune le abbiamo segnalate a parte. L'intento non è neanche quello semplicemente di denunciare una serie di comportamenti riprovevoli che certamente rappresentano una pagina oscura della storia italiana. Ovviamente c'è anche questo, no? C'è anche questo intento, lo vedrete meglio nelle sezioni dedicate alla repressione e ai campi di internamento, ma l'obiettivo primario di tutto l'insieme della mostra è quello di far conoscere questa pagina di storia obiettivamente complicata. Cercando di condurre per mano il visitatore attraverso quelli che molti hanno chiamato il labirinto jugoslavo, nel quale effettivamente è facile perdersi. Ecco, questo è uno di quegli argomenti che costituivano il terrore dei miei studenti quando cercavo loro di spiegarlo e poi di domandarlo, perché effettivamente è complicato. In questo modo la nostra ambizione è di far sì che il visitatore riesca almeno a farsi un'idea, ecco, sia dei fatti, in molti casi assolutamente terribili, che hanno scandito l'occupazione italiana in terra jugoslava, ma sia anche del contesto all'interno del quale quegli eventi sono maturati. Quindi guardiamo due sezioni in questo momento con voi, la prima sezione e l'ultima sezione. La prima sezione, sezione La guerra, vuole rispondere a una domanda fondamentale: ma che ci facevano gli italiani in Jugoslavia? Posto che il Regno di Jugoslavia, scusate, non si sognava minimamente di attaccare l'Italia, la quale era già per conto suo impegnata in altri fronti. E allora perché in Jugoslavia? Questa è la domanda di fondo alla quale cerca di rispondere la prima sezione. Questa sezione la commenteremo la professoressa Giulia Caccamo e saremo noi due. L'ultima sezione vuole rispondere sempre a una domanda di tipo generale, no?
saltando tutto quello che c'è in mezzo, che avrete già in qualche modo visto e poi potrete tornare ad approfondire, la domanda è: ma com'è possibile? Cioè, com'è possibile che una vicenda di così grande dimensione, pensate che da parte italiana furono impiegate centinaia di migliaia di uomini, che provocò sofferenze atroci, seminodi molto profondi? Una vicenda, non dimentichiamo, che fu la causa prima anche del successivo collasso del confine orientale italiano, con tutti i drammi che ne sono seguiti. Ecco, com'è possibile che questa pagina sia stata a lungo ignorata e rimossa? A questa domanda cerca di rispondere l'ultima sezione, la sezione rimozione, e la commenterà con voi il professor Filippo Foccardi. Bene, a questo punto possiamo cominciare, facciamo partire l'introduzione e poi vediamo la prima sezione. Il 6 aprile del 1941 le truppe tedesche, seguite a ruota da quelle italiane e ungheresi, invasero la Jugoslavia. Il regno di Kara Djordjevic venne distrutto, il suo territorio spartito tra i vincitori. Seguirono anni terribili. Il folgorante attacco dei nostri picchiatelli sui centri nevralgici dello schieramento jugoslavo nei primi giorni di guerra. Diciamolo subito, la responsabilità prima dell'inferno in cui precipitò il paese spetta a chi lo attaccò e scatenò una guerra di tutti contro tutti. Poi fu il caos, guerra di liberazione contro gli occupatori, guerra civile fra Ustascia croati, cecenici serbi, domobranzi sloveni, partigiani comunisti. Guerra rivoluzionaria per la creazione di uno Stato socialista, feroci repressioni antipartigiane, sterminio degli ebrei, tentativi genocidari ai danni di popolazioni delle etnie sbagliate. Di quel vortice di violenza, i soldati italiani di stanza nei territori annessi o occupati non furono semplici spettatori, ma protagonisti. Si tratta di una delle pagine più buie della nostra storia nazionale, con pochissimi lampi di luce. Per questo è poco conosciuta e si è preferito dimenticarla. Altri paesi, come la Germania, hanno mostrato più coraggio nel fare i conti con il proprio passato oscuro. Oggi, dopo 80 anni, speriamo che finalmente sia arrivato il momento giusto. Noi siamo qua per questo. Bene, ora cominciamo a vedere assieme i pannelli. E cominciamo con la sezione 1, la guerra, appunto, andiamo al primo pannello. Ecco il bombardamento di Pasqua, ve lo leggo brevemente, poi commentiamo le foto. 6 aprile 41, domenica di Pasqua, tre ondate di bombardieri tedeschi colpiscono Belgrado causando migliaia di morti. Contemporaneamente, le armate germaniche provenienti da Austria, Ungheria, Romania e Bulgaria, poi vedremo la mappa, invadono la Jugoslavia. Il 10 viene conquistata Zagabria, il 12 si arrende a Belgrado. L'11 passano il confine anche le truppe italiane che conquistano Lubiana e poi scendono lungo la costa dalmata. Il 15 aprile, Re Pietro e il governo fuggono in Palestina, il 17 il paese si arrende. Questo attacco tedesco segue di pochi giorni il colpo di Stato che ha rovesciato il principe Paolo, reggente il trono di Jugoslavia, quale principe Paolo il 24 marzo aveva firmato l'adesione della Jugoslavia al patto tripartito, e questo l'aveva fatto proprio per scongiurare un'invasione tedesca che era stata minacciata. Perché? Perché i tedeschi stanno per invadere la Grecia, che da mesi resiste agli attacchi italiani, e vogliono mettere in sicurezza il loro fianco destro, e quindi cercano di neutralizzare la Jugoslavia. Ora vediamo le immagini. Quelle qui sono immagini, carri armati vittoriosi, carri armati sconfitti. Questo è un carro armato tedesco, li vedete, sorridono. Dall'altra parte invece un carro armato di fabbricazione francese, così a vederlo, che beh, non è fatto una brutta fine, una bella fine, evidentemente, saltato per aria. Poi segue una serie di immagini del bombardamento di Belgrado che ha centrato in pieno la città, come vedete, provocando parecchie vittime. E infine, eccola la mappa, no? Vedete, la mappa segna le direttrici di marcia dei diversi eserciti,
Vedete che entrano dall'Austria, dall'Ungheria, dalla Romania, dalla Bulgaria. Entrando dalla Romania, le truppe tedesche arrivano a Belgrado rapidissimamente. Poi, quando in realtà la battaglia è già decisa, passano il confine anche le truppe italiane che arrivano rapidamente a Lubiana e poi cominciano a scendere. Scendono senza incontrare resistenza lungo la costa dalmata e arrivano fino al Montenegro. Contemporaneamente dall'Albania, altre unità italiane entrano in Macedonia ed entrano in Montenegro e si congiungono con i tedeschi. A questo punto la mostra, dopo aver mostrato un sintetico pannello, dopo aver mostrato le immagini, vi propone anche una serie di interviste. Noi adesso le sentiamo perché sono interviste di approfondimento e poi qualche ragionamento lo integriamo invece in diretta. Prego. Nel 1941 la Jugoslavia riveste per la Germania grande rilevanza sul piano economico e politico. Il Reich si è assicurato infatti una fornitura di materie prime vitali per la prosecuzione delle operazioni militari e uno sfruttamento economico capillare del territorio. Il colpo di Stato del generale Simovic pone però il paese fuori dal nuovo ordine hitleriano, fondato sull'adesione di Belgrado al patto tripartito firmato 2 giorni prima, e in sostanza quindi rischia di compromettere l'intervento tedesco in Grecia e di ritardare l'avvio del piano Barbarossa contro l'Unione Sovietica. Riportando Belgrado sotto il pieno controllo tedesco e italiano, si scongiura l'eventualità di possibili operazioni britanniche nell'area e allo stesso tempo si impartisce una lezione che potremmo definire esemplare per chiunque pensi di opporsi al disegno egemonico hitleriano. Non a caso l'attacco contro la Jugoslavia verrà denominato Operazione Castigo. Dopo lo scoppio della guerra, il governo Kvetkovic, in accordo con il reggente Paolo e raggiunto un modus vivendi con la componente croata, si orienta verso una politica che potremmo definire di prudente neutralità, ritenendo questa l'unica opzione in grado di garantire l'integrità territoriale del paese. Si tratta in sostanza di portare avanti, di mantenere un difficilissimo equilibrio tra Roma e Berlino, nel tentativo di sottrarsi alle mire territoriali della prima, ma cadendo sotto il pieno controllo economico della seconda, che preparerà il terreno al ruolo di vassallaggio sostanziato con la firma dell'accordo tripartito nel marzo del 1941. Poi l'orientamento via via più filo tedesco del governo jugoslavo si evidenzierà dopo l'attacco italiano alla Grecia, che risveglierà le mire di Belgrado sull'Egeo, una sorta di do-ut-des per la firma del tripartito. Bene, ecco, a questo punto, visto che siamo qua, ci conviene fare un passo indietro però, perché altrimenti un passaggio salta. Il passaggio è quello della Grecia, perché all'origine di tutto sta l'avventura italiana in Grecia. È l'avventura italiana in Grecia che poi viene bloccata, che porta i britannici in Grecia, li porta a Salonicco, mette la Germania nelle condizioni di dover premere sugli Jugoslavi neutrale per poter poi svolgere l'azione contro la Grecia, insomma innesca tutta una serie di vicende. Ma allora veniamo all'origine. Perché l'Italia in Grecia? Giulia Caccamo, ce lo vuoi spiegare tu? Allora, bisognerebbe forse partire da un punto, da un'affermazione di Mussolini che ci dice molte cose, e cioè il fatto che le guerre non si fanno quando si è pronti, ma si fanno quando si devono fare. E questo presuppone una concezione tutta politica dell'intervento, così come sarà l'intervento in Grecia, piuttosto che una concezione militare, peraltro
sono tutti più o meno concordi nell'affermare che Mussolini non era un grande esperto di cose militari. Ora è da chiedersi da che cosa però deriva la necessità politica per Mussolini di intervenire in Grecia. In realtà c'è un insieme di fattori che ci aiutano a capire quella che fu un'impresa che segnò sicuramente un punto di svolta, soprattutto un punto di svolta e della guerra, ma anche soprattutto delle relazioni con l'alleato tedesco. Bene, i fattori sono appunto molteplici. Cominciamo con i fattori interni. Allora, il genero di Mussolini, Conte Galeazzo Ciano, era sicuramente un grande fautore della campagna di Grecia, nel senso che già nell'estate del 1940, quando in agosto soprattutto c'era stato un crescendo di tensione tra l'Italia e la Grecia, il Conte Ciano scalpitava e fremeva affinché si favorisse un intervento italiano, un attacco italiano che sarebbe stato giustificato dal fatto che c'era un irredentismo albanese nella fascia costiera dell'Epiro, quindi di un territorio greco, e quindi tutto sommato sull'onda di questo irredentismo si sarebbe potuta appunto intervenire, si sarebbe potuta colpire una Grecia che secondo Ciano e secondo i suoi accoliti era comunque un paese in cui l'azione militare avrebbe avuto, diciamo, sarebbe stata un'azione militare in qualche modo leggera, nel senso che c'era già, come dire, una buona disposizione politica, perché alcuni elementi in Grecia, addirittura tra gli alti vertici dell'esercito, potessero cedere a fronte di un'eccessiva esposizione di questo paese verso la Gran Bretagna. E questo apre il secondo e più consistente fattore, cioè l'idea che effettivamente la Grecia rappresentava potenzialmente, ma anche storicamente, era sempre stato, diciamo, una sorta di base, potremmo dire, e avrebbe potuto costituire un'utilissima base per gli inglesi da un punto di vista sia, diciamo, marittimo che da un punto di vista dell'aviazione, e che proprio per scongiurare questa eventualità e invece per favorire un riposizionamento più favorevole dell'Italia, perché se invece questa base fosse stata una base a disposizione dell'Italia, questo strategicamente avrebbe potuto favorire, no? In qualche modo le sorti della guerra. E in realtà forse questi due elementi, queste due spiegazioni potrebbero essere marginali nel momento in cui, come sempre, bisogna cercare di comprendere la complessità del rapporto con Berlino. Un rapporto Roma-Berlino estremamente complicato. Quella guerra parallela che nella testa di Mussolini rendeva l'alleanza con la Germania un'alleanza molto diversa da quella che in realtà sarebbe stata, in qualche modo molto più paritaria e che avrebbe lasciato all'Italia molta più autonomia. Beh, l'idea di quella guerra stava già venendo meno, perché già tutto sommato l'armistizio con la Francia aveva comportato una grossa delusione per l'Italia. L'Italia vedeva con diciamo qualche lucidità all'orizzonte l'opzione di una Repubblica di Vichy alleata continentale della Germania, e in sostanza una Francia da cui l'Italia, e questa fu letteralmente l'espressione che Mussolini usò, si sarebbe potuto ricavare niente più che un piatto di lenticchie. Quindi quello che doveva essere il grosso banchetto non ci sarebbe stato. Per giunta, in questa fase della guerra, Mussolini comincia ad avere un timore, una preoccupazione effettiva che si vada verso una pace separata con la Gran Bretagna. E questo che cosa rappresenta? Questa pace anticipata con un'Inghilterra prima che l'Italia riesca a fare cosa? Beh, prima che l'Italia riesca a avere delle consistenti conquiste coloniali, che significa prima che l'Italia arrivi a Suez. E anche questo quindi potrebbe far sì che alla fine tutto giri secondo la volontà, che non è chiara e di cui Mussolini non si fiderà mai, dell'alleato tedesco, e non secondo quello che dovrebbe essere il disegno italiano. E questo spiega perché a un certo punto Badoglio utilizzerà il termine inderogabilità. Dirà, è inderogabile il conflitto con la Grecia, non si capisce perché militarmente
è improponibile, perché quando si era parlato di un intervento in Grecia, i militari avevano comunque chiesto 3 mesi di tempo, e questo l'avevano fatto a metà ottobre, poi l'intervento sarà per il 28, quindi vedete che ai 3 mesi si erano sostituite le 2 settimane. Più era stato precedentemente messo in atto, per volere dello stesso Mussolini, un processo di smobilitazione degli effettivi, quindi c'erano anche pochi effettivi. Più la stagione non era favorevole, perché si andava verso l'inverno, al solito, no? Per giustificare l'inabilità militare, poi si dice il pantano, il guano in cui letteralmente si trovarono le truppe italiane, l'equipaggiamento, il fatto che tutte le, diciamo, la faciloneria con cui Ciano aveva dipinto il quadro politico della Grecia sarà qualcosa destituito di qualsiasi fondamento davanti alla realtà invece di una Grecia che si oppone con una guerra di resistenza collettiva nei confronti dell'invasore. Notare che questa idea di muovere verso la Grecia era già in agosto, quando appunto Ciano si agitava tanto, era stata vivamente sconsigliata da Berlino. Berlino non solo aveva detto non è la stagione, ma in qualche modo aveva detto così si deviano le energie da quello che deve essere l'obiettivo principale, ovvero sia sconfiggere l'Inghilterra. E effettivamente la debacle militare in Grecia, oltre appunto a tutte le conseguenze, porta una serie di conseguenze di cui la prima è la fine di qualsiasi ipotesi di una guerra parallela. È chiaro che i rapporti all'interno dell'alleanza e all'interno dell'asse si modificano tutti in favore della Germania, nel senso che è chiaro che da questo momento in poi l'Italia ha un ruolo di sudditanza psicologica e anche effettiva nei confronti dell'alleato tedesco. Più effettivamente il periodo novembre, dicembre 40, gennaio 1941, forse è il peggiore della guerra per l'Italia in termini militari, perché è anche il momento in cui tra l'altro si segna la debacle di Graziani in Nord Africa e quindi il fatto che bene o male le truppe italiane ovviamente a Suez non ci arriveranno mai, quindi l'Egitto rimane in quella fase qualcosa di irraggiungibile. Non solo, si è ovviamente aperto il varco per l'ingresso effettivo dell'Inghilterra, che sarebbe stato quello che si voleva in qualche modo scongiurare. Nel momento peggiore, addirittura i greci in una controffensiva passano il confine albanese e quindi letteralmente l'Italia rischia di essere respinta in mare. Quindi soltanto un fortunoso arrivo di ulteriori rinforzi verso l'Albania, tra l'altro i cui porti erano inadatti a questo, perché strategicamente la tanto diciamo sbandierata costa albanese aveva un'utilità relativa se si valutava l'entità e la profondità dei suoi porti. Quindi vedete, effettivamente quello della Grecia è stato quello che gli storici appunto definiscono un turning point, un punto di svolta nella guerra dell'Italia. Bene, grazie, passiamo al secondo pannello. E il titolo: gli italiani si accodano, perché l'iniziativa non è italiana. In realtà Mussolini aveva già deciso di attaccare la Jugoslavia nell'estate del 40, c'erano 3 armate pronte al confine, però era stato bloccato da Hitler. A questo punto invece l'attacco c'è, ma l'iniziativa è tedesca, gli italiani devono accodarsi sperando di ottenere quella che Mussolini chiama una parte del bottino. Effettivamente, secondo gli accordi con i tedeschi, Slovenia e Croazia dovrebbero far parte della sfera di influenza italiana, però sapete, a Zagabria non ci arrivano gli italiani, come era stato previsto per tanti anni durante il periodo precedente, quando Mussolini aveva sostenuto gli Ustasha, i terroristi Ustasha, immaginando una rivolta Ustasha che chiama in aiuto gli italiani che arrivano a Zagabria ed insediano Ante Pavelić. Invece a Zagabria ci sono i tedeschi e qui le cose cambiano. Vediamo un po' le immagini. Ecco qua, questo è il posto di blocco, cioè proprio l'immediata periferia di Lubiana, no? Se ci andate adesso in uno dei caselli di Lubiana, è lì corre la linea di demarcazione fra la zona di occupazione italiana e la zona di occupazione tedesca.
Qui siamo in una delle vie centrali di Lubiana, c'è un transito di una colonna militare italiana. Qui siamo nuovamente al valico, è ormai diventata, la vedete, la frontiera con il Terzo Reich, fra l'Italia e il Terzo Reich. Ecco, confine, qua non viene ancora denominato come confine di Stato, ma confine tra armata italiana e armata tedesca, siamo sempre lì, fondamentalmente, nella zona di demarcazione. Qui sono tutti contenti, è stata una passeggiata la guerra, anche qua. Proseguiamo pure. E adesso parliamo ancora un po' di politica estera. Approfondiscono Luciano Monzali, poi un'intervista anche mia. Allora questa occupazione... Prego. Io direi che non sono state la conseguenza scontata, nel senso che i rapporti fra Italia fascista e Jugoslavia hanno conosciuto fasi alterne, anche fasi di collaborazione pacifica. Pensiamo ai primi anni di potere di Mussolini, quando Mussolini proseguì la politica di collaborazione con la Jugoslavia fatta da Carlo Sforza. A mio avviso, se vogliamo comprendere il perché della partecipazione italiana all'aggressione alla Jugoslavia nel 1941, dobbiamo tenere conto soprattutto del contesto internazionale dell'evoluzione della guerra. Ovvero il progetto di Mussolini di creare una collaborazione competitiva e poi un'alleanza con la Germania hitleriana che vedesse l'Italia perno del sistema politico europeo entra in crisi a partire dal 1939. Ovvero l'annessione tedesca di gran parte della Cecoslovacchia e dell'Austria mostra chiaramente la debolezza dell'Italia fascista nel contesto europeo. Ed ecco che quindi nell'elite fascista sorge fortissimamente l'esigenza di espandersi nei Balcani occidentali per porre un freno, per creare uno spazio vitale italiano prima che ci arrivino i tedeschi. Quindi ecco che a partire dal marzo del 39 il regime fascista abbandona la politica di pacifica coesistenza con la Jugoslavia e riprende questa politica di disgregazione verso lo Stato jugoslavo. Va però sottolineato in ogni caso una cosa, che la guerra nell'aprile del 41 viene decisa non da Mussolini contro la Jugoslavia, ma viene decisa da Hitler. E l'Italia decide di partecipare appunto perché c'è questa competizione, è un'alleanza competitiva quella con la Germania e si ha paura che i tedeschi, sfruttando e appoggiando il separatismo croato, prendano il controllo dell'Adriatico orientale. Bene, ulteriore intervista. È evidente che un antislavismo così radicale come quello di Confine, con punte di razzismo, non poteva non intossicare i rapporti bilaterali, però direi più fra i popoli che non fra i governi. Perché sul piano diplomatico in realtà Mussolini non fece che riprendere le due linee di politica estera che trovò già preparate dai precedenti governi liberali. La prima, quella nazionalista, diciamo la linea Sonnino-D'Annunzio, mirava a distruggere il regno di Jugoslavia e a dare vita ad uno Stato indipendente croato, satellite dell'Italia. La seconda invece era la linea, diciamo, Giolitti-Sforza, che mirava invece a un accordo con la dirigenza serba per fare della Jugoslavia un pilastro per l'influenza italiana e balcanica. Mussolini adottò in momenti diversi entrambe queste politiche. È invece sul piano della propaganda che dominò sempre l'antislavismo più becero, peraltro ben corrisposto anche da parte di Jugoslavia. Ora, realpolitik e propaganda sono certamente due cose diverse, anche molto diverse, però non sono compartimenti stagni. E quindi è molto difficile fare veramente politiche di buon vicinato quando le opinioni pubbliche dei due paesi percepiscono il rispettivo vicino come il nemico storico. E poi c'era il problema del trattamento delle minoranze, trattamento non buono per gli italiani di Dalmazia, molti dei quali dovettero emigrare, trattamento decisamente pessimo per gli sloveni e croati in Italia, sottoposti, come noto, a durissime politiche di snazionalizzazione.
evidentemente pesò anche questo, anche se va detto che entrambi i governi, sia il governo di Roma che il governo di Belgrado, accolsero le proteste delle rispettive minoranze con un certo distacco, ecco, a seconda del clima politico generale tra di loro. Bene, io non aggiungerei altro, passiamo al terzo pannello. E qua parliamo degli smembramenti, magari se guardiamo la cartina è più facile, noi scendiamo direttamente, ecco la prima cartina, quella, eccola questa qui, e qui si vede che cosa succede, lo sbranamento della ex Jugoslavia. Vedete, la parte del leone lo fa lo Stato indipendente croato. Il Stato indipendente croato, guardate bene, non è uno Stato sconfitto, è uno Stato nuovo che nasce e che è alleato della Germania e dell'Italia, è grande, perché comprende anche la Bosnia-Herzegovina, no? Quindi un grande Stato indipendente croato. La Serbia è ridotta al minimo proprio, è un protettorato tedesco, ma vedete ha perso il Banato, ha perso la Bačka, ha perso territori a danno della Bulgaria, il Montenegro è stato staccato, il Kosovo è stato annesso all'Albania, quindi è letteralmente distrutta. Parte dei territori, vedete, sono stati annessi dalla Romania, ma anche dall'Ungheria, anche nel Pecmurie, come vedete, e nella parte settentrionale la Germania annette tutta la Slovenia settentrionale e l'Italia annette la Slovenia meridionale, che viene costituita in provincia di Lubiana. Non solo, vedete facilmente come, mentre prima l'Italia aveva in sovranità soltanto Fiume, collegata al resto del paese, una striscioline, ecco che la provincia viene ingrassata, peraltro con una zona assolutamente montuosa e inospitale, che è quella del Gorski Kotar, che sarà semplicemente uno splendido santuario per i partigiani croati. Ecco. E poi l'Italia annette parte della Dalmazia, una buona fetta della Dalmazia, vedete la Dalmazia centrale, non solo quella promessa a suo tempo dal Patto di Londra, 20 anni prima, ma anche, anche un po' più giù, fino a Spalato, Spalato compresa, poi più giù ancora a Ragusa e parecchie isole. Quindi quello che appunto Mussolini e Ciano dicono apparentemente veramente un buon bottino. Passiamo direttamente alle interviste. Ante Pavelic è un politico nazionalista croato che dal 1929 si trova in Italia e dal regime fascista riceve aiuti e finanziamenti per creare un'organizzazione terrorista di fatto che viene chiamata Ustascia, un termine che si può tradurre con insorto, ribelle. E l'Italia fascista e gli estremisti croati hanno un obiettivo comune in quegli anni, che è quello di provocare lo smembramento della Jugoslavia e creare una Croazia indipendente più o meno legata all'Italia. Ovviamente quanto sia legata all'Italia è una questione ancora da discutere. Il movimento Ustascia crea dei veri e propri campi di addestramento in Italia e da qui gli Ustascia compiono attentati sul territorio jugoslavo negli anni 30. Il più eclatante di questi attentati è l'omicidio del re Alessandro di Jugoslavia che viene colpito a Marsiglia nell'ottobre del 34. Negli anni successivi i rapporti tra il regime e gli Ustascia si modificano diverse volte, ma nel 1941, al momento dell'invasione della Jugoslavia, Mussolini propone subito ai tedeschi di nominare proprio Ante Pavelić come dittatore dello Stato indipendente croato, che è uno Stato collaborazionista che si deve creare. E quindi in qualche modo la creazione di questo Stato collaborazionista è il coronamento di una politica di vecchia data che dura dalla fine degli anni 20 e che offre un personaggio tutto sommato minore come Ante Pavelić e ai suoi 200 ex terroristi di costituire un Stato dittatoriale nel cuore dell'Europa e di portare avanti una politica di sterminio con l'obiettivo di creare uno Stato etnicamente puro nel cuore dei Balcani. Bene, e ci fermiamo qua perché mi pare che siamo andati abbastanza a fondo con questa sezione, con punti di vista anche se avete colto le sfumature non pienamente coincidenti, quindi questo secondo me è un arricchimento della prospettiva dal punto di vista dei visitatori. Passiamo alle domande.
se ci sono vostre domande, e se no ce ne sono alcune che abbiamo già raccolto precedentemente, ma adesso cedo la parola alla dottoressa Benolic che gestisce questa parte. Allora, intanto passiamo subito con le domande di carattere generale che ci sono già arrivate. La prima è: questa mostra insiste molto sui crimini degli italiani, ma perché non parlate anche dei crimini contro gli italiani durante e dopo la guerra? Perché non fate invece una mostra su tutto il periodo fino al 1947? Allora, questa è una domanda che ho sentito molto spesso, ma non soltanto in questa occasione. Quello che ho sentito anche, ad esempio, quando si parla di foibe, c'è sempre qualcuno che dice ma perché invece non parlate di crimini italiani? Quando si parla di crimini italiani, ma perché invece non parlate di foibe? No? Ah, nello specifico, dentro questa mostra in realtà c'è anche un riferimento a quello che succede dopo nella sezione nona, la sezione La Fine, dove c'è un pannello che parla proprio di quello che accade in Slovenia e in Istria con due interviste a Guido Rumic e un'intervista a me. Poi i contenuti possono piacere o meno, ma ci sono, ecco, quindi anche di questo si parla. Poi c'è un problema generale invece che a me pare più importante, che è il rapporto tra testo e contesto. Allora, ogni evento storico, per essere bene compreso, deve venire inserito in un contesto con gli opportuni riferimenti. Viceversa, se quando si parla di un argomento si preferisce invece parlare del contesto per sminuire l'argomento, allora il contesto diventa pretesto. E non siamo più in presenza di una contestualizzazione, ma di una strategia di elusione. Ecco, noi questo non l'abbiamo fatto. Non l'abbiamo mai fatto né in tutte le occasioni in cui ci siamo occupati di altri problemi della storia di frontiera, né in questo caso, evidentemente. Quindi qui si parla di un argomento con riferimenti ad altri. Perché non fate una mostra su tutto il periodo? Ma potrei rispondere banalmente perché l'abbiamo già fatta. La mostra si chiama Il confine più lungo, l'abbiamo fatta una decina di anni fa a Rimini, assieme all'Istituto della Resistenza di Rimini e alcune associazioni della diaspora istriana. Ed ha girato un po' l'Italia. Poi sono passati 10 anni, chi lo sa, se magari se vinciamo il Superenalotto possiamo anche cercare di fare una versione virtuale. Magari lo proporremo all'Istituto Parri per il prossimo 10 febbraio, vediamo cosa succede. Perfetto. E c'è qualcun altro che vuole rispondere, integrare la risposta dei relatori? Se no vado avanti. Con un'altra domanda che è: questa mostra è in contrapposizione con la giornata del ricordo? Beh, rispondo io perché molte volte me l'hanno fatta a me questa domanda e l'ho vista su alcuni simpatici blog, ecco, che girano per il web. No, ovviamente no, questa è una forzatura interpretativa. La storia bisogna sempre dirla tutta, raccontarla tutta, ma siccome non si può ogni volta cominciare da Adamo ed Eva, ecco che ci sono occasioni per approfondire i diversi segmenti. Personalmente io questo gennaio scorso ho rifiutato la proposta di partecipare a un convegno su questo stesso tema, quello dell'occupazione italiana, non perché non mi interessasse tanto che ci abbiamo fatto una mostra evidentemente, ma perché mi pareva troppo vicina l'iniziativa al giorno del ricordo e quindi ci potevano essere degli equivoci, ecco, diciamo. Ma questo non vuole assolutamente dire che non bisogna parlare delle pagine oscure della nostra storia per timore di venire mai interpretati. No, questa è una deformazione politica della cattiva politica che io personalmente rifiuto nella maniera più totale. Bene, e c'è una domanda che invece riguarda il futuro. Perché non possiamo lasciarci il passato alle spalle e pensare al futuro? Ma vorrei sentire cosa ne pensa Filippo, ecco, fondamentalmente. Io ho una risposta banale, quella che ho dato sempre negli ultimi 30 anni quando me lo chiedevano in occasioni diverse, di solito il 10 febbraio, perché le amnesie non aiutano, congelano i problemi ma non li risolvono, impediscono l'elaborazione delle fasi difficili e producono anche false coscienze, in questo caso miti, questo ne parlerà poi il professor Focardi, no? Poi è naturale che bisogna puntare al superamento del passato, però dopo che è maturata la consapevolezza storica. Filippo, non so se vuoi dire qualcosa tu su questo. Hai detto benissimo tu, Raul. L'atteggiamento corretto, secondo me, è quello appunto che hanno i tedeschi con la loro Vergangenheitsbewältigung, che vuol dire proprio superare il passato, ma attraverso una sua rielaborazione critica e anche autocritica. Ecco, cioè, ci manca una bella parola composta. Vero, però le lasciamo ai tedeschi queste parole. Posso aggiungere qualcosa? Prego. Parlando di questo, viene in mente proprio automaticamente il riferimento alla mostra
che proprio sulla Wehrmacht c'è stata in Germania nella seconda metà degli anni 90. E all'epoca fece discutere moltissimo, davvero, anche perché fu una mostra che durò a lungo, itinerante, iniziò ad Amburgo per poi arrivare nelle principali città tedesche e letteralmente polarizzò l'opinione pubblica tedesca perché in realtà si metteva mano alla. Era essenzialmente una mostra per immagini, immagini, devo dire, per chi ne ha viste alcune sconvolgenti, perché ovviamente tutto era essenzialmente la Wehrmacht. A est, no? E quindi sostanzialmente la Wehrmacht fino a quel momento era rimasta, potremmo dire, innocente agli occhi dei tedeschi, intonsa, mentre si era riversato sulle SS tutta la responsabilità dei massacri a est. E quindi lì era veramente la fine di un mito, quindi un evento potremmo dire in qualche modo traumatico, ma al contempo davvero rivelatore per i tedeschi, che pure essendo in quegli anni già molto avanti nell'elaborazione del loro passato, avevano lasciato comunque una nicchia su cui nessuno fino a quel momento aveva realmente voluto approfondire. Al di là di tutto, veramente è da dire che è veramente un punto d'arrivo. Almeno dal mio punto di vista, un punto d'arrivo per una democrazia matura, poter discorrere e poter sviluppare l'indagine storica su questo senza pesanti intromissioni politiche e senza politicizzazioni strumentali. Bene, Grazie. Ci sono altre grazie. domande? Sì, che si ricollega proprio anche a quest'ultima. C'è una constatazione, un ricordo da parte di Oretta Altieri. Che scrive: la Germania è stata costretta a fare i conti con il proprio passato. Fin dall'epoca del liceo, i miei coetanei tedeschi, in 1958, sapevano bene, per esempio, dello sterminio degli ebrei, cosa che poteva però non collimare con quanto sentivano a casa. Quindi questo si ricollega sia a questa mostra fatta sui crimini della Wehrmacht, sia però anche, immagino, forse questa è più una mia domanda, la differenza, come mai in Germania, bene o male, hanno fatto i conti con il loro passato, con i crimini che hanno commesso, mentre in Italia ancora si fa fatica a parlare di questo argomento. Filippo, tutto tuo. Beh, ha pesato sia anche la dimensione dei crimini, non va dimenticato, no? Che la Shoah e gli altri crimini di massa commessi dai tedeschi sono un pezzo di storia che non si può mettere sotto il tappeto rispetto ai pur gravi crimini italiani di cui parla la nostra mostra. Poi un altro elemento è il peso dell'opinione pubblica internazionale. L'opinione pubblica internazionale fin dall'inizio ha sia monitorato i tedeschi, sia costretto i tedeschi a rendere conto dei loro crimini. Basti pensare a Norimberga e a tutti i processi, alle centinaia di processi che sono stati fatti contro i tedeschi. Mentre gli italiani, bene o male, sono stati assecondati nella loro autoraffigurazione benevola, no? Lo vedremo appunto nella sezione finale della mostra, il bravo italiano salvatore di ebrei che ha fatto qualche peccatuccio, diciamo così, al più, no? Gli italiani si autodescrivevano come ladri di galline in Jugoslavia, roba di questo genere. Quindi il peso dell'opinione pubblica internazionale è anche un altro elemento, secondo me, che va tenuto presente. E poi c'è anche, i fattori sono tanti, aggiungerei anche il fatto che nella la memoria pubblica italiana sulla Seconda Guerra Mondiale ha avuto al centro l'esaltazione della resistenza, che è una cosa sacrosanta, ma che ha avuto forse come effetto indiretto, come corollario, appunto, come dire, dimenticare anche le colpe avute prima dell'occupazione tedesca dall'esercito italiano, dalle forze di occupazione italiane, cioè puntare i riflettori sui meriti della resistenza, in qualche modo ha prodotto quasi di per sé un'ombra, no? La proiezione di un'ombra sulla guerra dell'Asse. Quindi anche questo è diciamo, un fattore da tenere presente che non c'è in Germania, perché la Germania ha una storia diversa, il rapporto dei tedeschi con la loro resistenza è diverso rispetto al nostro. Bene.
Grazie. Bene, Ci sono altre domande? sì, allora, innanzitutto una richiesta per la professoressa Giulia Caccamo, se dà dei riferimenti per la mostra sulla Wehrmacht di cui ha parlato. Poi, sì, prego. Penso che a questo punto i riferimenti convenga darli per iscritto, ma si trovano sul web. Basta digitare Wehrmacht Ausstellung ed emerge immediatamente tutta la descrizione, purtroppo credo soltanto in tedesco, di tutto il dibattito, di quello che è seguito. Sì, posso aggiungere il titolo della mostra è Verbrechen der Wehrmacht, i crimini della Wehrmacht. Sì, però è stata una alla fine, no? Quindi in realtà al solito il web ti consente di Ah, generalizzare, beh, quindi certo. anche semplificando arriva subito tutte le informazioni. Allora magari sul blog dell'istituto mettiamo il Mettiamo il riferimento riferimento esatto, così puntuale però che chiudiamo. dice Filippo, certo, certamente. Perfetto, nel frattempo sono arrivate altre due domande. In questo contesto, ha giovato o meno l'istituzione del 10 febbraio, considerato anche il proliferare di giornate annuali in via normativa? Questa delle giornate memoriali è una grossa questione, in effetti, perché comincia a esserne veramente tante. Avendo seguito il dibattito negli ultimi 30 anni, direi di sì, nel senso che l'istituzione della giornata del 10 febbraio in realtà ha riacceso la luce su tutte le vicende del confine orientale. Questo per quanto riguarda la ricerca storica, soprattutto, e in parte anche la disseminazione, la divulgazione. Certamente ci sono stati dei grossi problemi che riguardano l'uso pubblico, no? Questo però aprirebbe una finestra, spalancherebbe una porta finestra su un discorso molto ampio. Cioè, su come l'uso pubblico, soprattutto l'uso politico, quando affrontano tematiche obiettivamente complesse, le semplificano, le banalizzano e le utilizzano per propri fini, rendendo qualche volta quasi non intellegibile l'argomento di cui si parla. Se Bene. posso aggiungere una cosa, Raul, volevo segnalare ai nostri ascoltatori che proprio sul calendario civile uscirà nel prossimo numero di Italia Contemporanea una sezione monografica appunto, che raccoglie gli atti di un convegno che ha organizzato l'Istituto Parri un paio d'anni fa. Quindi credo uscirà in estate questo numero di Italia Contemporanea che approfondisce proprio questa questione che è molto, molto complessa, devo dire. Bene, grazie. Perfetto, e sono arrivate altre due domande, sempre su il rapporto problematico dell'Italia con la sua storia. Una è, sarebbe stato diverso se Mussolini, anziché venire trucidato, sarebbe stato regolarmente processato, mentre l'altra, paradossalmente, la resistenza può essere servita per una sorta di assoluzione dell'Italia nel 43-45. Filippo, cosa dici? Beh, la resistenza fu anche utilizzata volutamente dalla classe dirigente antifascista per provare ad evitare una pace punitiva, ma in maniera del tutto legittima. C'era, fra l'altro, l'armistizio con l'Italia conteneva un telegramma, il documento di Quebec, che è molto importante perché orientò tutta la politica estera italiana fino al trattato di pace, è un documento di Churchill e di Roosevelt che dicevano agli italiani: voi siete una nazione nemica sconfitta, però noi vi promettiamo che terremo conto della vostra azione contro i tedeschi da ora in poi e su questa base miglioreremo le condizioni dell'Italia. Quindi semplicemente gli antifascisti chiesero l'adempimento di quella promessa fatta dagli alleati, potendo mettere sul tavolo le cose molto concrete, cioè insomma tanti morti, tanti partigiani uccisi, tanti civili massacrati dai tedeschi. E quindi era del tutto legittimo rivendicare i meriti dell'Italia antifascista e della resistenza. Certamente ebbe però, appunto, io prima ho parlato di un effetto indiretto, di un effetto collaterale, quello appunto di concentrare l'attenzione su questi anche indubbi meriti e rimuovere di conseguenza le responsabilità italiane rispetto alla guerra dell'Asse.
Su Mussolini, un altro, non so se voleva rispondere Raul, se fosse stato processato, ma in genere non vedo grandi processi alla fine di dittature. No? Se uno guarda la fine che fanno i dittatori da Hitler, appunto Mussolini o altri, è un po' come dire, l'esito finale è un po' dettato da quello che c'è prima. Cosa sarebbe successo se fosse stato processato? Bah, non lo so. Non so, poi è la domanda se si riferisce alla possibilità di, diciamo, sfruttare il processo per mettere in evidenza questi lati oscuri del fascismo, l'aspetto criminale, l'aspetto repressivo. Beh, insomma, altri processi furono fatti in quel periodo, anche se non appunto a Mussolini. Non ho una risposta, devo dire, non saprei. Ah, neanche io, la storia controfattuale funziona benissimo nella narrativa, Sì. invece nello studio della storia un pochino meno. Io consiglierei di passare alla seconda sezione, alla ultima, cioè sezione, anche perché ormai siamo in argomento, no? Ah, Quindi sì, procediamo certo. direttamente, direi, sì. Bene, sì, eccoci qua. Abbiamo il primo pannello, è questo dedicato alle accuse jugoslave e la strategia difensiva italiana. Il punto di partenza è quanto detto poco fa, cioè l'Italia esce dalla Seconda Guerra Mondiale nel settembre del 1943 come, con l'armistizio, come una nazione nemica sconfitta, sottoposta a resa incondizionata. E fra le clausole che le vengono imposte c'è la consegna dei propri criminali di guerra, articolo 29 del lungo armistizio del 29 settembre 43. Un obbligo che poi verrà riconfermato con il trattato di pace nel febbraio 47, articolo 45. Ebbene, la Jugoslavia, appunto, le autorità jugoslave denunciarono, come potete vedere, quasi 3.800 italiani, alla Commissione delle Nazioni Unite per i Crimini di Guerra. La United Nations War Crimes Commission, che fu istituita nell'autunno del 1943 e aveva sede a Londra. Questa commissione aveva proprio il compito di raccogliere le accuse nei confronti dei criminali di guerra dell'asse e vagliarle e sulla base di queste accuse stilare delle liste di criminali di guerra. Nel caso della Jugoslava, come potete vedere, effettivamente la Commissione delle Nazioni Unite iscrisse, scusate, 729 italiani nelle liste dei criminali di guerra. A questi poi si aggiunsero altri nominativi, dopo la firma del Trattato di pace italiano, nominativi che furono, diciamo, persone italiani chiesti direttamente a Roma da Belgrado attraverso note diplomatiche. E l'Italia, fin dall'inizio, fin appunto dal settembre-ottobre del 1943, governo Badoglio, elaborò una strategia difensiva, in realtà, per evitare l'arresto e l'estradizione dei criminali di guerra italiani, che era previsto agli accordi internazionali. E questa strategia, come potete vedere, si basò su quattro punti. Il primo, la rivendicazione del diritto italiano di processare i propri criminali di guerra presso tribunali italiani. Dice, i nostri li giudichiamo noi. Il secondo punto, fu la rivendicazione del carattere umanitario dell'occupazione italiana. Quindi l'enfatizzazione dell'aiuto prestato agli ebrei, ma per quanto riguarda la Jugoslavia, ad esempio, anche dell'aiuto prestato ai serbi, braccati dagli Ustascia croati. Tutto questo servì anche a distinguere, terzo punto, la condotta italiana da quella brutale dei camerati tedeschi, perché eravamo appunto alleati con i tedeschi e co-occupanti, potremmo dire, e infine, anche questo fu un punto importante, si provò a colpevolizzare i partigiani, soprattutto i partigiani comunisti, per l'imbarbarimento della guerra. Questa strategia, che fu elaborata dagli apparati del Ministero della Guerra,
e dal Ministero degli Esteri, quindi apparati dello Stato direttamente, che erano già stati direttamente coinvolti nelle occupazioni, fu una strategia difensiva che fu condivisa poi anche dai governi italiani di unità nazionale antifascista nati appunto dopo il 44, dopo l'accordo, dopo la svolta di Salerno, e che vedevano partecipare tutti i partiti antifascisti, dai liberali ai cattolici ai comunisti. Ora non so, vogliamo vedere rapidamente le foto. La prima foto, eccola qua, vi mostra il generale Mario Roatta, che era considerato dagli jugoslavi il numero uno dei criminali di guerra italiani, già comandante della seconda armata, effettivamente appunto un militare che aveva enormi responsabilità per i crimini commessi in Jugoslavia. Nelle foto che seguono trovate copia della traduzione in italiano fatta dai servizi segreti militari italiani di una relazione jugoslava che accusa Roatta come criminale di guerra. Aggiungo una cosa interessante che non c'è nel pannello. Roatta era rimasto a fianco del re di Badoglio ed aveva un ruolo molto importante, era capo di stato maggiore dell'esercito. Quindi Roatta mantenne questo ruolo anche dopo l'armistizio, era appunto a fianco del re e di Badoglio, insieme ad un altro generale considerato un criminale di guerra dagli jugoslavi, Vittorio Ambrosio, anche lui aveva comandato la seconda armata, e fra l'altro questo provocò delle proteste molto vibrate, ad esempio nel Parlamento inglese nell'ottobre-novembre del 43, appena si venne a sapere che Badoglio e il re avevano mantenuto ai vertici delle forze armate del Regno del Sud due criminali di guerra. E queste proteste portarono al loro allontanamento da quegli incarichi, ma non furono incriminati come criminali di guerra. Si può procedere. È sempre lo stesso documento, appunto firmato dal presidente della Commissione di Stato jugoslava per i crimini di guerra. Gli jugoslavi si mossero già prima della fine della guerra, così come altri paesi, ad esempio la Grecia, e si rivolsero alla Commissione delle Nazioni Unite per i crimini di guerra, che era stata istituita già nell'autunno del 1943. E successivamente gli jugoslavi presentarono circa 3.800 denunce contro gli italiani alla Commissione delle Nazioni Unite. E sulla base di queste furono iscritti nelle liste criminali di guerra 729 italiani. Successivamente la Jugoslavia, dopo l'entrata in vigore del trattato di pace settembre del 1947, chiese all'Italia la consegna di 45 criminali di guerra attraverso i canali diplomatici. Sulla base degli accordi armistiziali, lungo armistizio e sulla base del trattato di pace articolo 45, l'Italia avrebbe dovuto consegnare criminali di guerra alla Jugoslavia, però così non fu e nessuno fu mai né arrestato né estradato. Andiamo al secondo pannello. La controdocumentazione. Questa è una delle principali strategie difensive messe in atto dai governi italiani, fu proprio la raccolta di una controdocumentazione, cioè non appena si venne a sapere che la Jugoslavia, come abbiamo visto nel caso di Roatta, no, stava raccogliendo prove sui criminali di guerra italiani. Il Ministero degli Esteri, d'accordo con il Ministero della Guerra e tramite i servizi segreti militari, iniziò a raccogliere invece delle prove principalmente rivolte a dimostrare non i crimini, a far luce non sui crimini di cui erano accusati gli italiani, ma a dimostrare i crimini subiti dagli italiani.
subiti agli italiani sia da parte dei partigiani durante gli anni dell'occupazione italiana della Jugoslavia, come vedete, no? Dal 41 al 43, sia i crimini subiti dagli italiani successivamente, dopo l'armistizio, ovvero le foibe. Sulla base di questa controdocumentazione furono stilati dei dossier, in particolare due molto importanti, uno intitolato Note relative all'occupazione italiana della Jugoslavia, che si concentrava sul comportamento italiano negli anni dell'occupazione, e un altro dossier intitolato Trattamento degli italiani da parte jugoslava dopo l'8 settembre 43, che invece era focalizzato sulle cosiddette foibe. Questi dossier ebbero un'utilizzazione in chiave politico-diplomatica perché furono tradotti in inglese e inviati alle tre grandi potenze occidentali, Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia, in occasione dell'inizio dei negoziati per il trattato di pace per l'Italia nell'aprile del 1946 a Parigi. E si chiedeva sostanzialmente un appoggio alle tre potenze occidentali per sostenere la posizione italiana rispetto alla questione dei criminali di guerra, ovvero, diciamo, l'indisponibilità italiana a consegnare i propri criminali di guerra. È importante anche, ci fu un'ulteriore evoluzione, che sulla base di questa controdocumentazione il governo italiano nel 1946 stilò una controlista, la definirei, di criminali di guerra jugoslavi questa volta. C'erano circa 150 nomi di criminali di guerra jugoslavi che cominciavano proprio con il numero uno, al primo posto, il maresciallo Tito, poi tutti i suoi principali collaboratori, Milovan Gilas, Edward Cardelli, nomi di, diciamo, di poliziotti, rappresentanti dell'OSNA, di presidenti dei tribunali del popolo jugoslavi. E le accuse contenute in questa controlista di criminali di guerra erano pesantissime, si parlava di sevizie, uccisioni indiscriminate di italiani, scempio di cadavere, si arrivava addirittura a parlare di casi di cannibalismo subiti dagli italiani. In sostanza, gli jugoslavi furono portati sul banco degli accusati. Ora si può andare avanti e vedere la documentazione. Qui abbiamo riportato uno di questi dossier, la nota relativa appunto all'occupazione italiana in Jugoslavia, come vedete anche con il titolo tradotto in inglese. Queste sono le conclusioni che, diciamo, minimizzano appunto le responsabilità italiane e trasferiscono la responsabilità per l'imbarbarimento della guerra soprattutto appunto sulle spalle dei partigiani jugoslavi. Ora possiamo, sì, andare. Questa è la lettera di accompagnamento di questo documento al consigliere dell'ambasciata statunitense a Roma. Come vi dicevo, furono usate appunto come arma diplomatica. E credo che, sì, questa era l'ultima foto. Sì, sappiamo ad esempio che già nell'autunno del 44 furono processati alcuni ufficiali della divisione Garibaldi, cioè ufficiali italiani che avevano combattuto a fianco di Tito, che stavano combattendo a fianco di Tito, e tre di questi furono condannati e fucilati come criminali di guerra, in particolare il tenente colonnello Ezio Stuparelli, che era stato capo di Stato Maggiore della divisione Venezia. Ovviamente questa notizia provocò grande clamore in Italia perché dimostrava la determinazione jugoslava a perseguire i criminali di guerra italiani, addirittura quelli che dopo l'8 settembre avevano scelto di combattere a fianco degli jugoslavi. E successivamente ci sono anche altri casi, certo, dopo la fine della guerra, di processi a criminali di guerra italiani in Jugoslavia.
Che io sappia non ci sono degli studi specifici su questo, però un caso soprattutto è molto importante, quello del processo contro Vincenzo Serrentino, ex dirigente dei fasci di combattimento di Zara, membro del Tribunale Speciale per la Dalmazia, prefetto di Zara con la Repubblica Sociale Italiana. Serrentino fu processato dal Tribunale Sebenico nel 1947, condannato a morte e fucilato. Il caso di Serrentino è interessante perché Serrentino fu considerato un criminale di guerra anche da parte italiana, da parte della commissione Gasparotto, che appunto indagava sui crimini di guerra italiani. Nel 2007 ai familiari di Vincenzo Serrentino è stata attribuita una medaglia in occasione del giorno del ricordo. Bene, e ora ho nominato la commissione Gasparotto, di cui mi occupo nel terzo pannello, per cui possiamo passare al terzo pannello, la questione dei mancati processi. E appunto ricordo che gli italiani avevano rivendicato fin dal 43 il diritto di processare i propri connazionali presso tribunali italiani. Questa rivendicazione, che era palesemente in contrasto con le indicazioni dell'armistizio, fu sostenuta sulla base di una lettura di comodo della dichiarazione di Mosca, di Stati Uniti, Gran Bretagna, Unione Sovietica, relativa alla punizione criminale di guerra. È una dichiarazione del 30 ottobre 43 che faceva una, diciamo, usava dei termini diversi per gli italiani e per i tedeschi, per i criminali di guerra italiani e per i criminali di guerra tedeschi. Da parte italiana, insomma, si impugnò questa dichiarazione per sostenere che appunto gli alleati, con la dichiarazione di Mosca, avrebbero voluto premiare l'Italia, che il 13 ottobre, pochi giorni prima, era entrata in guerra contro la Germania, premiare l'Italia riconoscendole la giurisdizione sui propri criminali di guerra, e che appunto questa dichiarazione di Mosca aveva un valore modificativo dell'articolo dell'armistizio. In realtà non era assolutamente così. In ogni caso, per sostenere la propria posizione, cioè la rivendicazione del diritto di punire in Italia i criminali di guerra italiani, nel 1946 fu costituita presso il Ministero della Guerra una commissione d'inchiesta, la cosiddetta Commissione Gasparotto, perché era presieduta appunto da Luigi Gasparotto, composta da rappresentanti delle forze armate, da altri vertici anche della magistratura e da alcuni esponenti politici, fra cui due esponenti delle sinistre, un socialista e un comunista. Ebbene, questa commissione passò al vaglio circa 300 casi di, appunto, soprattutto militari, ma non solo militari italiani, che avevano avuto responsabilità nelle occupazioni della Jugoslavia e anche della Grecia. E arrivò a stilare una lista di criminali di guerra, secondo gli italiani, che conteneva appunto i nomi di 41 persone, 33 delle quali responsabili per crimini di guerra commessi in Jugoslavia. Come potete leggere, figuravano in questa lista i nomi di Mario Roatta, generale Mario Roatta, Alessandro Pirzio Biroli, Mario Robotti, Gastone Gambara. C'erano poi anche i vertici dell'amministrazione civile fascista, come Francesco Giunta, Giuseppe Bastianini, governatore della Dalmazia, o come Emilio Grazioli, alto commissario della provincia di Lubiana. Rispetto a questi erano stati trovati elementi, come si diceva, di colpabilità, cioè elementi di accusa fondati sostanzialmente, e quindi, fatta l'istruttoria, si doveva procedere poi al processo, che era competenza della magistratura militare italiana. Non si fece però niente. Perché? Beh, intanto dobbiamo dire che alla metà del 48, nel giugno del 48, ci fu la rottura politica durissima fra la Jugoslavia di Tito e l'Unione Sovietica di Stalin. L'Unione Sovietica di Stalin era stata l'unica grande potenza che aveva sostenuto le ragioni della Jugoslavia, cioè la rivendicazione di Belgrado di avere i criminali di guerra italiani.
Quindi la Jugoslavia cessò di fare pressione per la consegna dei criminali italiani, e però nonostante che da un punto di vista politico la questione fosse stata in questo modo risolta a favore dell'Italia, restava una questione aperta sul piano giuridico. Cioè quei 41 italiani iscritti nelle liste della Commissione Gasparotto dovevano comunque essere processati dalla magistratura militare italiana. E si trovò però una specie di escamotage giuridico per non farlo. Questo escamotage fu trovato nell'articolo 165 del Codice Penale Militare di Guerra, che, come potete leggere, condizionava la conduzione dell'azione penale da parte italiana contro i criminali di guerra italiani al vincolo della reciprocità, cioè alla disponibilità della controparte, e leggi la Jugoslavia, perché quasi tutti i 41 erano responsabili appunto per crimini commessi in Jugoslavia, quindi la disponibilità della controparte a perseguire gli jugoslavi responsabili di crimini contro gli italiani. Come dire, noi processiamo i nostri per i crimini di guerra, se anche voi processate i vostri per i crimini di guerra commessi contro gli italiani, cioè per le foibe. Quindi naturalmente Tito non era disposto a processare i suoi per le foibe, ma questo era già stato dato per assodato, per scontato da parte italiana, e su questa base, sulla base dell'articolo 165, nel 51 tutte le inchieste vennero chiuse senza che si procedesse appunto al processo. E qui trovate in questo documento, è un documento, questo è del marzo del 1948, quando ancora non era finita l'azione della Commissione Gasparotto, però trovate già una prima lista di criminali di guerra italiani, come vedete da 1 a 27, iscritti come appunto deferiti dalla Commissione Gasparotto alla giustizia militare, e un'altra seguiti poi nelle foto successive invece da un'altra serie più numerosa di nominativi che vengono definiti invece discriminati, cioè questi invece non avevano, secondo la Commissione Gasparotto, non avrebbero commesso crimini di guerra, o almeno non c'erano prove tali che potevano appunto indurre a iscrivere anche queste persone fra i criminali di guerra. Si può anche andare avanti. Allora, questa, c'è un legame fra i mancati processi per i crimini italiani in Jugoslavia e i mancati processi per le stragi delle foibe? Questa era la domanda. Prego. Sì, un legame c'è, perché uno dei pilastri della strategia difensiva italiana volta a non consegnare i propri criminali di guerra fu rappresentato dalla raccolta di una controdocumentazione che riversava le accuse sugli jugoslavi, quindi una documentazione volta a mettere in evidenza i crimini commessi da parte jugoslava contro gli italiani, comprese le foibe. E sulla base di questa controdocumentazione furono anche realizzate delle controliste di criminali di guerra jugoslavi, circa 180 nomi, con in cima alla lista proprio Tito. E l'altro elemento che lega i crimini italiani e la questione delle foibe sta proprio nell'escamotage, diciamo così, giuridico che fu utilizzato da parte italiana per non procedere allo svolgimento dei processi contro quella quarantina di criminali di guerra considerati tali da parte italiana, sui quali erano state fatte indagini preliminari e la magistratura militare italiana avrebbe dovuto poi condurre i processi. Ebbene, i processi non furono fatti perché in base all'articolo 165 del Codice Penale Militare di Guerra, questo articolo prevedeva la reciprocità, cioè l'Italia avrebbe fatto i processi se anche un altro Stato avrebbe processato i suoi per crimini commessi contro l'Italia. Il riferimento era la Jugoslavia, e siccome appunto ovviamente la Jugoslavia di Tito non era intenzionata a processare i responsabili delle foibe, si chiusero anche tutte le indagini sui criminali di guerra italiani. Grazie, praticamente dicevo quello che vi avevo già detto prima. Allora, l'ultimo pannello sul mito del bravo italiano.
E qui appunto osserviamo come la mancanza di una Norimberga italiana, cioè la mancanza di un giudizio, di un processo contro i criminali di guerra italiani, abbia permesso appunto il consolidarsi nella memoria del paese dell'immagine benevola autoassolutoria del bravo italiano, no? Raffigurato come soldato bonario, contrario alla guerra, istintivamente portato ad aiutare i civili, potremmo dire il buon samaritano, no? E contrapposto appunto al cattivo tedesco. E questa è importante sottolinearlo, non è una totale invenzione, cioè le differenze di comportamento rispetto ai tedeschi ci sono state, soprattutto se pensiamo all'atteggiamento nei confronti degli ebrei. Però è solo una parte, no, della realtà, dell'esperienza, ed è stata utilizzata come un alibi per non fare conti invece con le pagine sporche dell'occupazione italiana, con l'altro lato della verità. E interessante poi questo, quest'ultimo aspetto, cioè il fatto che sul piano giudiziario c'è stato un ultimo, come scrivo qui, tardivo e infruttuoso tentativo di resa dei conti nel 2008, quando il giudice Sergio Dini ha chiesto alla magistratura militare, con un esposto, di riaprire i processi contro i criminali di guerra italiani. Non più ostacolati dall'articolo 165 del codice penale militare di guerra che era stato abolito. Sergio Dini lo ha fatto anche facendo un parallelo con i processi che invece la magistratura militare italiana aveva ripreso a fare contro i criminali di guerra tedeschi, a partire dal caso di Erich Priebke e poi tutti gli altri processi che sono stati condotti dopo il ritrovamento del cosiddetto armadio della vergogna, delle inchieste condotte contro i nazisti, contro i criminali nazisti, e poi insabbiate nel 1960. Insomma, Dini ha fatto questo ragionamento. Bene, noi giustamente abbiamo ripreso a processare i tedeschi alla metà degli anni 90, dovremmo fare lo stesso nei confronti dei nostri criminali di guerra che hanno commesso crimini analoghi a quelli commessi dai tedeschi in Italia. E adesso lo potremmo fare perché appunto non esiste più, non c'è più nel codice questo articolo 165. Come ha reagito la magistratura militare? Ma ha reagito con questa iniziativa del procuratore militare Antonino Intelisano, che fra l'altro era colui che aveva istruito il processo contro Priebke, il quale ha aperto un'inchiesta contro ignoti, ma insomma chi ha messo sotto osservazione? Ha messo sotto osservazione quelle persone iscritte nella lista della commissione Gasparotto, che chiaramente, essendo i vertici, no, militari, erano già decedute da molto tempo. E quindi dopo poco, appunto nell'ottobre del 2010, il giudice Antonino Intelisano ha chiuso le indagini definitivamente. Quindi non si è raggiunto nessun risultato. Aggiungo, perché poi lo vedremo fra breve anche nelle immagini, che c'è stato un ultimo successivo tentativo di riaprire un'inchiesta sul piano giudiziario contro criminali di guerra italiani, fatto da Marco De Paolis, che è il giudice militare cui si deve la stragrande maggioranza dei processi contro i tedeschi. E De Paolis nel 2012 ha aperto un fascicolo di inchiesta per una strage commessa non in Jugoslavia ma in Grecia, la strage di Domenikon, molto grave, e devo dire che Marco De Paolis ha veramente fatto tutto il possibile per trovare eventuali responsabili ancora in vita, ma davvero era passato a questo punto troppo tempo. E De Paolis ha chiuso l'indagine nel 2018 senza aver potuto, diciamo, individuare nessun responsabile. E con questo direi che veramente il capitolo della giustizia si è chiuso, direi, con un totale insuccesso. Tant'è che, come ho scritto qui, che le vittime jugoslave dei crimini italiani sono rimaste ancora una volta prive di giustizia. Se andiamo a vedere adesso le immagini, questo articolo di Giorgio Fabbri, uscito su Panorama nel 1992 con un titolo forte, come vedete, no? Come trucidavamo, e sopra vedete delle foto che trovate anche nella mostra, riguardano appunto crimini commessi agli italiani in Jugoslavia, c'è questa fucilazione di sloveni sulla destra
che insomma una foto importante, ora non sto qui a parlare di questa foto, ma invece vi voglio parlare della faccenda di questo signore che vedete con la cravatta rossa ritratto nella foto, che è un giornalista storico americano, Michael Palumbo, che per primo ha indagato le carte della Commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite e quindi ha vagliato tutte le accuse che la Commissione aveva raccolto, no, provenienti dalla Jugoslavia, dalla Grecia, eccetera. E sulla base di questa documentazione lui aveva scritto un libro che doveva uscire, mi sembra, con Rizzoli nel 91, anzi nel 92, e con un titolo anche questo forte, l'Olocausto italiano. Ebbene, questo libro allora però non fu pubblicato, si dice addirittura che furono stampate alcune migliaia di copie che furono mandate al macero, e non fu pubblicato proprio come conseguenza di questo articolo di Giorgio Fabre. Perché in questo articolo Giorgio Fabre, nella pagina successiva che qui ora non abbiamo riportato, intervistava Giovanni Ravalli, che è un criminale guerra italiano, in questo caso appurato anche sul piano giudiziario, perché Ravalli fu condannato in Grecia dal tribunale di Atene all'ergastolo e poi fu graziato nel 1950. Nel libro di Palumbo c'erano delle accuse terribili nei confronti di Ravalli. Ravalli era tornato in Italia, aveva fatto una grande carriera, era stato prefetto in città come Palermo, addirittura a Roma, era ancora in vita nel 92 e lette queste accuse, aveva minacciato di querelare sia Palumbo sia la casa editrice, potendo dimostrare, diceva lui, che erano false quelle accuse che gli venivano rivolte. E fra l'altro, sulla base di questo, della documentazione raccolta da Palumbo, ricordo che fu anche realizzato un documentario da parte della BBC nel 1989, alcuni anni prima di questo articolo, intitolato Fascist Legacy, sui crimini italiani in Jugoslavia e in Africa. È un documentario che è stato acquistato dalla RAI, tradotto in italiano, ma non è stato mai mandato in onda dalla RAI per dei veti politici più volte denunciati. Direi ora si può andare velocemente alle altre foto. Questo è appunto una denuncia, un articolo di un giornale, una recensione di Frediano Sessi ad un libro molto importante di Costantino Di Sante, uscito nel 2005, intitolato Italiani senza onore. Ebbene, Costantino Di Sante aveva avuto la possibilità di accedere al fondo H8 presso l'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito. Il fondo H8 è il fondo che contiene tutte le carte relative appunto alla questione dei crimini italiani, e Di Sante ha pubblicato questo volume in cui ad esempio riportava quei dossier di cui vi ho parlato, no? Le note sull'occupazione italiana della Jugoslavia e l'altro anche relativo alle foibe. Quindi è un libro importante che appunto aveva attirato l'attenzione dei giornali. Possiamo andare avanti alla cosa successiva. Ecco, questo è il paginone del Corriere della Sera nell'estate del 2008 che riporta, era quello prima, si può andare, dico, l'immagine precedente, si può tornare un attimo, ecco, che riporta la denuncia appunto del giudice Sergio Dini, che aveva invitato la magistratura a riprendere l'azione giudiziaria contro i responsabili italiani di crimini di guerra. Ora queste le foto sono troppo piccole, a parte quella che focalizza l'attenzione sulla guerra, su dei prigionieri. In basso a sinistra trovate la foto di Intellisano, poi sotto di lui una foto di Gasparotto. Insomma, la questione su cui ci siamo soffermati fu appunto riportata alla luce a questo intervento di Sergio Dini. L'ultima foto fa riferimento all'azione giudiziaria intrapresa dopo il 2012 da Marco De Paolis, il procuratore militare Marco De Paolis, che è la persona in basso,
Invece, ecco, l'articolo, mi piace ricordarlo, è di un giornalista scomparso qualche anno fa, Franco Giustolisi, che è stato il giornalista dell'Unità e dell'Espresso che, diciamo, rivelò a tutti la questione del cosiddetto armadio della vergogna, cioè l'insabbiamento delle inchieste contro i crimini nazisti, e che poi fu molto attivo anche appunto nel denunciare i crimini invece commessi dagli italiani, quelli che lui chiama qua nel titolo italiani malagente. Grazie, direi ci possiamo fermare. Naturalmente se ci sono domande... No, non ci sono altre domande, non sono arrivate, sono invece arrivati molti ringraziamenti e molti apprezzamenti. Bene, se non ci sono altre domande, io allora ringrazio tutti i presenti, sia a video che quelli che ci hanno seguito, quelli che noi non vediamo, sarebbe meglio queste cose farle in presenza, però sapete, anche con questi sistemi si riesce a raggiungere un numero di persone che altrimenti non potremmo raggiungere mai, quindi spezziamo una lancia per le mostre virtuali, sì. Dai. E quindi nel ringraziarvi ancora, vi ricordo i prossimi appuntamenti, abbiamo altre due visite guidate, i prossimi martedì, martedì 18 maggio e martedì 25 maggio. Il 18 maggio avremo il percorso 2, le sezioni Slovenia, Croazia e Montenegro. Vedete che cominciamo ad affondare, ahimè, le mani nella materia viva. Ci guideranno in questa visita guidata Stefan Cioc, Eric Gobetti e Federico Goddi. Cioc parlerà di Slovenia, Gobetti di Croazia e Goddi di Montenegro, fondamentalmente. Infine, 25 maggio, sempre a 17, il percorso 3, il percorso più duro. Repressione e campi di internamento con Brunello Mantelli e Costantino Di Sante. Se non c'è altro vi ringrazio e vi do appuntamento martedì prossimo. Arrivederci. Arrivederci. Grazie, arrivederci a tutti.